Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues, sono Paolino e questa sera parliamo di jazz e parliamo di jazz con una cantante strepitosa. Signori e signori, Sara Giovannini. Ciao Sara. Ciao, ciao Paolino, grazie per l'invito, gentilissimo, e Ci per le parole. mancherebbe, ma ci mancherebbe. Guarda, noi abbiamo seguito un po' il tuo percorso sui social e ho visto che più che visto, ho sentito che hai una voce incredibile nel jazz. Dove nasce questa tua voglia? Da dove nasce? Bella domanda, in effetti nasce un po' tardiva, perché io alla musica e al canto mi sono accostata molto tardi. Credo, pensavo oggi pomeriggio, mi sembra di aver iniziato a seguire i primi corsi di canto jazz a Piacenza, al Milestone di Piacenza, 14 o 15 anni fa, 14 anni fa, quindi io quando avevo già 58 anni, quindi ero bella matura, ma un po' per caso, mi piaceva cantare, mi è sempre piaciuto, la mamma cantava tutti i giorni, cioè la sentivo cantare in casa, per cui il canto era una cosa un po' che sentivo, e poi ho cominciato per questa così occasione che si è verificata qua, l'apertura di un corso di canto jazz nella città che io frequentavo il fine settimana, perché io lavoravo lontano e tornavo e ho cominciato a seguire alcuni corsi di canto jazz. È nata da lì e poi è diventata molto, molto soddisfacente, nel senso che mi permetteva di esprimermi, di esprimere una parte di me che probabilmente fino allora non aveva ancora trovato una grande sfogo, insomma, per quello che è importante. Bella questa cosa, ma la strada che ti ha condotto al jazz, perché tu già lo ascoltavi prima? Ascoltavo, sì, l'ascoltavo. Io mi ricordo che la mamma col papà erano andate a sentire Ella Fitzgerald nel lontano, non mi ricordo più quando, forse attorno agli anni 70, alla bussola di Foccette, che io avrò avuto 15-16 anni, allora si diventava maggiorenni a 21, credo, per cui ero assolutamente esclusa dalla possibilità di andare a sentire, e mi ricordo che allora avevano parlato di questa signora strepitosa. E poi io poco alla volta ho ascoltato dei dischi, ho sentito altre, insomma, sono entrata così un po' di soppiatto in questo mondo del canto jazz, del jazz, un po' così, molto da amatrice, così, per affetto, più che Beh, altro. caspita, il jazz è un mondo molto di nicchia, no? Cioè, non è proprio Sì. seguito da tantissimi, e quindi avvicinarsi a questo mondo vuol dire che siete di begli intenditori di musica, eh? Quindi, Ma sia va. di palato fine, come si vuol dire. Può darsi, ma sono di un'ignoranza tale, per cui proprio guarda, mi piace ascoltare, ma sono poco colta Ah, insomma, mica tanto da quello che ti si sente. Poi noi in descrizione sotto, amici, vi metterò il link dove andarla a sentire perché ha una voce veramente incredibile, soprattutto col quartetto. E sì, c'è un quartetto femminile. Eh sì, c'è un quartetto femminile con tre bravissime musiciste, perché sono veramente brave. Loro colte, nel senso che hanno il diploma di due conservatori, Civica Jazz, sono tutte queste cose qua, però sono molto brave. La Rosarita Crisafi suona il sax e il flauto, e tutti i sax e il flauto attraverso. Poi c'è la Sara Collodel che suona la chitarra, molto brava, e la Maria che è la nostra contrabbassista, Torelli, che è la nostra contrabbassista, che si dedica anche non al rock, ma al metal. Ha anche un gruppo metal Oh, molto bravi. No? Quindi, come cavolo. vedi, anche le ragazze spaziano abbastanza, hanno i tentacoli un po'. Sono tentacoli. Dal jazz al metal, proprio un salto pazzesco. Questo gruppo mi dà molta gioia perché sono, insomma, cantare con loro, siccome io non riesco a cantare con tutti, ecco, premesso che non riesco a cantare in tutte le situazioni e con tutti, quindi avere persone con una sensibilità o con una sintonia proprio, per usare il termine giusto, una sintonia giusta per me, mi permette di
di cantare, altrimenti riesce molto difficile, mi riesce difficile. Quindi loro sono molto brave, suonano veramente molto bene e tu sei praticamente la ciliegina sulla torta di queste tre musiciste che crei veramente la completezza di questo gruppo. Mi fa piacere. È molto bello sentirvi. E so che fate anche parecchie date. Sì, usciamo abbastanza, non le cerchiamo tantissimo, però capitano degli eventi, delle situazioni e a noi fa molto piacere perché ci permette di, prima di tutto, di godere del fatto di suonare assieme, cantare assieme, che è un piacere secondo me unico. E poi anche di farci conoscere, di girare un po', di conoscere persone, si conoscono anche persone incredibili andando. Ma sicuramente. È un mondo particolare quello di finire a casa di qualcheduno perché fa una festa particolare e conosci poi lui, i suoi familiari, non so, sono situazioni anche molto belle, ce ne sono create anche molto belle, quindi facciamo delle serate, usciamo, facciamo delle cose. Anche con combinazioni, io ogni tanto esco con qualcun altro, mi capita di suonare con cantare con qualcun altro e è bello anche lì, insomma. Sì, infatti ti ho visto pochi giorni fa in un saggio di un conservatorio. Sì, questo era più che un saggio, era una serata, era un pomeriggio, anzi una mattina, quello lì era un mattinè, ce ne sono stati due. Uno era un tempo fa, ho fatto una cosa con, abbiamo suonato in quartetto, quindi con tre altri allievi del conservatorio molto giovani, assieme fanno 10 anni meno di me, quindi fa te, nonna Belarda, con i suoi pulcini, comunque bravissimi, bravissimi, abbiamo fatto questo spettacolino al conservatorio legato a in parole e musica, l'ho scritto io, utilizzando i testi delle canzoni di alcuni standard jazz, ho creato la storia di un personaggio che si chiama Rose, alla quale che fingo sia la persona, la ragazza alla quale un brano famoso standard jazz, Honeysuckle Rose, è dedicato. Quindi c'è questa trama che segue, narrativa che io racconto, più canto e loro accompagnano, ed è uscita una cosa molto carina. Invece di recente, l'ultima volta abbiamo fatto una piccola cosa per una mattinée di beneficenza che guardava Amnesty International, quindi è stata una cosa che il conservatorio ha organizzato loro. Sì, ho visto che con questo ragazzo molto giovane, chitarrista, molto bravo. Molto talentuoso, è bravissimo. Alessandro Seggio è molto bravo, è veramente talentuoso. Bellissimo, quindi, insomma, tu comunque bazzichi proprio il conservatorio, eh? Sei proprio lì. Mi sono iscritta, sciaguratamente mi sono iscritta. Hai fatto benissimo. La cosa più bella che si può fare è vivere in questo mondo musicale, no? Poi il conservatorio. Il mondo è bellissimo da vivere, bisogna anche studiare. C'è un altro aspetto che magari è meno glamour. No, sai, sono quelli che si iscrivono a burraco, a giocare a burraco. È vero. Sì, è verissimo. Mentre invece... altri, come me, che... conservatorio, tanta bella cosa, insomma, una cosa. Sì, è bello. I corsi sono bellissimi, seguire. No, è entusiasmante andare a una scuola del genere. Vorrei avere 30 anni in meno per avere più energia per seguire con maggiore profitto, insomma. Però è così. Sì, ce ne sono parecchi di corsi giornalieri? E di corsi, se uno vuole fare tutto, è impegnato credo a circa 5 giorni alla settimana, e di corsi hanno cambiato il piano di studi anche del conservatorio di recente qua a Piacenza, è nuovo questo piano di studi che farò adesso, è stato approvato di recente, 2 giorni fa, 3 giorni fa, e prevede un bella insomma, esercito di esami molto più finalizzati al jazz. Quest'ultimo piano di studio è un po' più finalizzato
al jazz. Invece, probabilmente hanno tolto, per esempio, un esame di storia della musica classica, invece di due ce n'è uno solo, insomma, c'è un po' di cambiamento. Vabbè, quello. Quindi lasciamolo da parte, diciamo, che è sempre piellata al cuore. Era un po' come il latino a scuola, no? Esatto. Esattissimo. E io mi ricordo quando ho fatto ragioneria avevamo ancora stenografia, che io non ci ho mai capito niente. Facevi, copiavi? Non ho capito. Avevo una compagna di banca che lo faceva per me. Cosa ho detto? Copiavi? Cioè io proprio non riuscivo neanche a copiare, non riuscivo proprio, non mi entrava mai. Te lo faceva lei, te lo passava. Già fatto. Lei lo faceva e me lo passava, poi chiaramente prendevo dei voti bassissimi perché ormai il prof lo sapeva. Cioè, sapeva già tutto. Conosceva. E quindi io alzavo le mani, dicevo, signori, abbiate pietà, ma io stenografia. Esatto. Guarda, non la materia. Sì, ti capisco. Questo è purtroppo. Mentre invece durante la musica io ero appassionato, anche se si faceva solo il flauto, e gli altri miei compagni lo odiavano, però io una cosa così, insomma, il mondo è così, è bello perché è vario. Si fanno le scelte, non si può amare tutto, no? Come non si può odiare tutti, no? Certo, certo che sì. Senti, il tuo prossime uscite, continuerai ancora con le Lady? Sì, ancora con loro. Forse faccio una cosa con un pianista, molto bravo e talentuoso anche lui, Leonardo Concina, forse con lui faccio un'uscita, soltanto voce e pianoforte, e poi con le ragazze usciamo ancora, facciamo qualche cosa. Fantastico. Vediamo. Senti, ora io ti farò una domanda che faccio a tutti, è un po' la domanda conclusiva di questo salottino, ormai diventata la domanda cruciale, ed è: cosa ne pensi dei talent? Orca, sai che non penso che vadano benissimo, io non li ho visti, non li guardo tanto, non l'ho molto frequentato, però in generale come idea penso che sia un'idea buona, per se le persone selezionate sono di qualità e se i selezionatori sono capaci di farlo, di fare il loro mestiere. Ecco, come idea la provo senz'altro per le persone giovani. Però devo dirti la verità, esprimerei un parere proprio a caso se ti dicessi cosa penso, perché non credo di averli mai seguiti, ma mi sbaglio, dovrei seguirli, però non li ho seguiti. Ma no, sinceramente, allora, io ti capisco benissimo, perché più o meno le risposte che mi date sono quasi tutte uguali, quindi la maggior parte di voi musicisti mi dite più o meno le stesse cose, cioè c'è chi non lo guarda, c'è chi non lo segue proprio, c'è chi lo guarda sì e no, e c'è che appunto dice è una bella idea, perché comunque è una vetrina per questi giovani ragazzi, l'unico problema è che è una vetrina troppo veloce, li spremono troppo in fretta e purtroppo poi alcuni vengono bruciati subito, cioè non fanno quello che devono. Credo che sia il problema del mercato musicale odierno. Non so se è colpa del talent oppure dei tempi, che in questo genere di musica, la musica pop principalmente, insomma, ha dei ritmi, dei meccanismi che, sai, rischiano di divorare. Credo che sia un po' il rischio. Non è ormai fatto. È diventato tutto molto veloce. Sì, molto, troppo. No? Io sono abituato ai miei vecchi tempi, quando la gavetta si faceva proprio. Sei giovane, no, capito. Cosa devo dire? Sì, sono giovane, diciamo che sono giovane, però sai, io ho iniziato a suonare nell'82, avevo 12 anni, quindi gli anni 80 si faceva proprio la gavetta. Quindi sì. Prima di mettere piede su un palco, c'era un po' lunga. Sì,
quindi i talent non esistevano, quindi c'era proprio... E è un po' una giungla, è un po' una lotta per chi riesce a sopravvivere, ha un po' l'aspetto così di tutti contro tutti, però come si fa a criticare un aspetto del tempi, dei nostri tempi, di questi tempi quando ci sono altri simili? Certo, sì sì, no no, certo, no no, paragonare... Ai ragazzi giovani che vogliono studiare pop gli direi sì, vai, fallo, cioè provaci, perché no? Certo, certo. Poi deve avere le spalle qualcheduno di molto robusto, molto coi piedi per terra, per capire come muoversi. Ecco, che siano genitori, aiuti, insegnanti di canto, insegnanti di musica, non lo so, qualcheduno che un pochino più maturo, che capisca un po' come muoversi. Che lo va a seguire, lo fa crescere e lo protegge anche un attimino dagli squali. Sì, bravissimo, un pochino. Che gira intorno. Un pochino di protezione. Bene Sara, mi ha fatto piacere averti qua al salottino, qui con noi, è stato bello conoscerti. In bocca al lupo per il conservatorio. Viva il lupo. Salutaci tutte le altre lady. Certo, te le saluto e ti ringrazio anche a nome loro e grazie davvero per tutto quello che fai, anche come con tutta questa tua attività nel Salottino Blues. È un'idea bellissima e avrà un successo notevole, lo sento. Ti ringrazio, grazie, buona serata. Ciao, grazie anche a te.